facciamo, cerchiamo di farci un compito completo. Ripartiamo da inizio, numeri complessi. Modulo di z più mezzo al quadrato uguale meno 2 per z meno i. Cosa possiamo dire? Ma questo è il numero reale positivo, quindi possiamo dire subito che z è della forma a più i, che se non fosse della forma a più i, qua la i non si toglie e non rimarrebbe un numero reale. Cioè se fate a più b sostituite, trovate subito b uguale a 0, cioè b uguale a 1, quindi meno 1 uguale a 0, quindi b uguale a 1. Adesso posso anche dire che a è, deve essere negativo, perché quando vado a sostituire qua mi viene meno 2a, siccome è un numero positivo a deve essere un numero negativo, meno uguale a 0. Ok, adesso andiamo a sostituire z più mezzo uguale ad a più mezzo più b, quindi a sinistra cosa c'è scritto? C'è scritto a più mezzo al quadrato più 1, perché se faccio adesso il modulo quadro di questo fare il quadrato della parte reale più il quadrato della parte immaginaria, e tutto questo deve essere uguale a meno 3a. Allora facciamo questo quadrato, poi mi viene a quadro più a un quarto più 1 fa 5 quarti uguale meno 2a, quindi mi viene a quadro più 3a più 5 quarti uguale a 0. È un'equazione di secondo grado. Di queste equazioni di secondo grado mi interessano le radici, ma solo se sono negative, quelle positive le devo scrivere. Quindi a viene meno 3 meno più la radice di 9 meno 5 fa 2a, quindi viene 9 meno 5 fa 4, quindi viene meno 5 mezzi e meno mezzi. Sono entrambi accettabili perché sono entrambi negativi, quindi abbiamo due soluzioni, z1 uguale meno mezzo più i e z2 uguale meno 5 mezzo. Ah, per esempio meno un mezzo più i, aggiungo un mezzo viene i, il modulo quadrato di i viene 1, qua viene meno un mezzo per meno 2 fa 1. Se ci metto meno 5 mezzi più i qua mi viene meno 2 più i, il modulo quadrato fa 5, qua viene meno 5 mezzi per meno 2, 2 fa 5. Effettivamente anche una verifica diretta consente di dire che le due soluzioni vanno bene. Quindi questo era un esercizio che stavolta sembrava, ma non era per niente. E questo è tutto. Andiamo a vedere esercizio 2, limite per x che tende a più infinito. Qui abbiamo tangente di x più 1 fratto x quadro meno 2 meno coseno di x più 1 fratto x quadro meno 1 meno esponenziale più esponenziale x
l'altro squadro qualcuno che non aveva copiato bene la traccia. Qua abbiamo arco d'angelo, questi due fratto squadro più meno logaritmo questi due fratto qua c'è la resistenza, qui c'è la resistenza, qui la arco tangente di squadra più fratto. Bene. Allora, cominciamo al denominatore, anche se anche al denominatore c'è una differenza. Ah, è la forma del denominatore 0 questo? Sì. Allora qua tangente di questo va a 0, tangente di 0 vale 0, questo va a 0, cosine di 0 vale 1 meno 1, esponenziale di 0 vale 1 più 1 meno 1 vale 0. Poi abbiamo al denominatore questo arco tangente di 0 va a 0, questo va a 1 perché comanda x sopra e su, logaritmo di 1 va a 0, e poi abbiamo questo, questo va? L'ultimo me lo dite voi. Sì. No? No, è come di greco mezzo, questo comanda x quadro sopra x sopra, quindi qua va a più infinito l'argomento, l'arco tangente a più infinito va a più greco. Quindi la prima cosa da fare, che possiamo fare, è togliere questo pezzo qui e scrivere il greco mezzo. Perché lì è il prodotto uguale al prodotto dei limiti, quella è una quantità che sta al prodotto, quindi. No. Non è quello che farà cambiare i risultati di questa forma indeterminata. Adesso andiamo a vedere sempre al denominatore, cominciamo con logaritmo di x più 2 fratto x più 2, questo è il logaritmo di 1 più 2 su x fratto 1 più 1 su x. Allora, il logaritmo del rapporto e la differenza dei logaritmi, cominciamo con quello di sopra, qua abbiamo 2 su x, il logaritmo di 1 più t è t meno t quadro mezzo, quindi t meno 2 su x quadro, più il piccolo di 1 su x quadro, poi quello di sotto è meno 1 su x più 1 su 2 x quadro, no, sarebbe meno 1 su x meno 1 su 2 x quadro, e poi l'ultimo pezzo è sempre quello, quindi in totale viene 1 su x meno 3 fratto 2x quadro più piccolo. Questo è il logaritmo. Ah, perché sviluppo fino all'ordine 2? Beh, intanto perché non è difficile, e poi invece quelli dopo, se si dovesse elidere, se si dovessero elidere anche i termini di secondo ordine, e beh, sarò costretto a tornare indietro e sviluppare i termini di terzo ordine, perché sotto non posso lasciare o piccoli qualcosa, no? Se no la forma indeterminata rischia poi di non trovare risultati. Andiamo a vedere invece quanto riguarda l'arco tangente, questo è l'arco tangente di x più 2 fratto x quadro più 1, uguale arco tangente, metto in evidenza x sopra x quadro sotto, mi viene 1 più 2 su x sopra, e qua viene 1 più 1 su x quadro, viene arco tangente di 1 su x, qua abbiamo 1 più 2 su x più o piccolo di 1 su x, questo per il semplice fatto che quando tolgo questo denominatore mi va soltanto a cambiare i termini che dal grado 2, diciamo dall'ordine 2, quindi qua mi viene arco tangente, sempre restando 1 su x, quindi qua mi viene arco tangente di 1 su x più 2 su x quadro, e fa 1 su x più 2 su x quadro, e basta.
che quando sviluppo l'arco tangente, se vi ricordate, questa è una funzione dispari, che l'arco tangente di t vale t poi meno t cubo terzo. Il t cubo mi porta a termine in uno sesto all'ordine 3 in su, e quindi non va a alterare quella quantità. Adesso se vado a fare la differenza, 1 su x meno 1 su x se ne va, questo meno questo addirittura mi fa 2 sono 4 mezzi più 3 mezzi fa 7 mezzi per questo, quindi qua dentro mi viene 7 mezzi se uso, o se prevede 7 fratto 2 squadro più o meno, e poi questo pi greco mezzo. Beh, quindi tutto ciò mi dice che al numeratore devo sviluppare fino all'ordine, perché a questo punto avendo la certezza che al denominatore è un finitesimo di ordine 2, al numeratore, se qualora mi restasse un piccolo di 1 su x quadro, il limite verrebbe 0. Se invece mi verrà un infinitesimo di ordine 1, farà più o meno infinito, a seconda della destra e della sinistra. Se invece mi verrà un infinito di ordine 2, il limite verrà più. Sì. Cioè o piccolo di 1 fratto x quadrato, sì. Meno o piccolo di 1 fratto x quadrato, ma sempre o piccolo di 1 fratto x quadrato, non si elide mai qui. Poi sarà divisione, ma se dovessi, per esempio, allora se faccio x per o piccolo di 1 fratto x quadro, perché a infinito questa è, va a infinito e questa va a 0, questo è o piccolo di 1 su x, cioè se dividi per x viene o piccolo di 1 su x cubo, no? Diciamo infinitesimi, infinitesimo piccolo, cioè, l'abbiamo usato più volte. Quindi mi rimane da sviluppare il numeratore. Ma cominciamo con la tangente. Allora, tangente, allora metto in evidenza x sopra x quadro sotto, mi rimane 1 su x, poi mi viene 1 più 1 su x, poi mi viene 1 meno 2 su x quadro. Quindi viene tangente 1 su x, moltiplica 1 più 1 su x, più o meno di 1 su x. È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima all'arco tangente, quindi viene tangente di 1 su x più 1 su x quadro più, moltiplicando 1 su x per 1 su x per esempio, viene o piccolo di 1 su x quadro, quindi alla fine viene 1 su x più 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro, e basta, perché tangente di t uguale a t, e poi ci viene più t cubo terzi, ma più t cubo terzi mi porta tutta roba che va a finire dentro o piccolo di 1. Quindi cominciamo a sostituire questa cosa, quindi qua mi viene 1 su x più 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x. Adesso andiamo a vedere quanto riguarda il coseno. Allora qua abbiamo coseno di 1 su x più o piccolo di 1 su x. Scusate se vado veloce, ma perché al tangente principale abbiamo detto si fa prendendo la quantità più grande sopra, facendo più evidente. Aspetta, la gente, ma noi diciamo che la gente di 1 su x e poi sviluppando. No, perché se lo fai qua stai dicendo che è tangente di 1 su x più o piccolo di 1 su x, ti perdi questo, e poi qua c'hai o piccolo di 1 su x, quindi c'hai l'incertezza sugli infinitesimi di ordine 2. Quelle magari sviluppano fino al secondo ordine,
se lo sviluppi fino al secondo ordine, tangente di 1 su x più piccolo di 1 su x, è 1 su x più piccolo di 1 su x. Se lo scrivi così è perfetto, se scrivi 1 su x più piccolo di 1 su x, di 1 su x quadro, sei perso questo elemento. Qua, per quale motivo mi sono fermato un ordine prima? Perché io già so che il coseno di t è uguale, vicino a 0, ma è clave, a 1 meno t quadro mezzi. Quindi, stavolta vi faccio i passaggi. Più termini di ordine superiore al secondo. Ma quando faccio il quadrato, qui mi rimane di ordine 2, mi rimane solo questo. Gli altri termini si moltiplicano e quindi diventano di ordine superiore al 2, quindi qua mi viene 1 meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Quindi qua lo posso fare per fermarmi all'ordine 1, perché poi quando sviluppo o piccolo di 1 su x sparisce, mi viene piccolo di 1 su x quadro, che viene moltiplicato per 1 su x nel quadrato. Là no, se no poi non mi trovo. Quindi andando a sostituire, qua mi viene col meno davanti meno 1 più 1 su 2x quadro. Ho piccolo di 1 su x quadro, già ce l'ho e non ho bisogno di meno. Infine, fatemi cancellare questi pezzi. Da sviluppare, perché qua dobbiamo sviluppare tutti, dobbiamo fare esponenziale, sopra mettiamo in evidenza x sotto x quadro, poi mi viene 1 su x che moltiplica 1 meno 1 su x fratto 1 più 1 su x quadro, quindi mi viene esponenziale di 1 su x che moltiplica 1 meno 1 su x più piccolo di 1 su x uguale esponenziale 1 su x meno 1 su x quadro più piccolo di 1 su x quadro. Anche qui io ho fatto due passaggi in uno, cioè mi sono fermato un ordine prima perché so che poi c'è la 1 su x a moltiplicare fuori e 1 su x sparisce. Se non sapessi questo, oppure se avete dei dubbi, fate un ordine di più e poi rimettete tutto dentro piccolo di 1 su x quadro. Nel dubbio sviluppate un ordine in più e poi lo, una volta che l'avete sviluppato, lo vedete e potete trascurarlo, lo trascurate. Quindi adesso è 1 più t, cioè più 1 su x meno 1 su x quadro, più o piccolo di 1 su x quadro, lo metto qua, e poi metto più t quadro mezzi. Ma t quadro mezzi, quando faccio il quadrato di questo, l'unico termine di ordine 2 è il quadrato di questo, quindi questo qua devo fare 1 su 2 quadro. Tutti gli altri termini finiscono. Quindi questo è col più, quindi devo fare 1 più 1 su x meno 1 su x quadro più 1 su 2x quadro. Ovvio. Vabbè, ho piccolo già ce l'ho. Allora, come vedete, 1 e meno 1 se ne va, 1 su x e 1 su x non se ne va. Quindi al numeratore ho 2 su x più termini di ordine superiore. A questo punto, visto che questo non se ne è andato, gli altri posso trascurare. Al denominatore ho 7 pi greco quarti fratto quarti squadro più piccolo di 1 su x quadro. Adesso se faccio tendere x a 0 da destra o da sinistra, beh, da destra più fratto più fa più e quindi questo va più infinito, da sinistra va a meno, quindi non esiste il limite, ma esiste il limite destra e sinistra. Se invece voglio aggiustare lì, se qua ci fosse stato il segno meno, allora si
cancellava meno 1 su x e 1 su x, e poi bisognava andare a vedere. Cioè se la tangente ce la segna meno, bastava cambiare meno qua e qua, e poi fare, diciamo, se volevamo aggiustare il limite per farlo venire finito. Capita, ogni tanto, può essere pure che, diciamo, quando faccio l'esercizio, se uno si impiccia, generalmente cerco di farlo venire finito, però senza troppo sforzo. E così ogni tanto, la caratteristica degli esercizi che non sapete mai prima se è facile, se è difficile, i risultati. Può essere anche, quindi anche quella volta che magari il risultato veniva più facile perché una comunque i conti si deve fare lo stesso. Se no. Ok. Bene, e ne abbiamo fatti due. Allora, andiamo a vedere l'integrale. Facciamo prima l'integrale. Esercizio numero 5. Integrale tra 0 e più infinito del logaritmo del valore assoluto di x meno 1 vediamo un po' fratto x cubo più allora x meno 1 non ho capito, c'è la fascia del mercato la denominatore, no, non è no. Poi vediamo, questo qua è fattorizzabile, x cubo più 1, spero lo sappiate fattorizzare, o se non fate l'ufficio. Non è quello il problema. E che non ci dà problemi. Il denominatore non dà problemi in zero. Da, diciamo, c'è sempre il fatto che è un integrale improprio a infinito. C'è anche il problema, questo è un integrale improprio dove anche? Meno 1. No, no, meno 1 non ci sarebbe. L'integrale improprio a 1. Perché a 1. È vero che questo non dà nessun problema, ma questo gli dà problemi perché va meno infinito. Cioè la logaritmo di 0 non è definito. Quindi in realtà vedremo che tutti questi integrali sono tutti quanti finiti. Allora, cominciamo a fare. Allora io devo fare integrale tra 0 e 1. Tra 0 e 1 devo fare logaritmo di 1 meno x fratto x cubo di x. Guardate, facciamo una cosa. In realtà il test era diverso ma lì era diciamo
evidente che l'integrale veniva divergente, quindi volevo cercare di farlo venire convergente. Adesso viene convergente, il problema è che questo qua dà grossi problemi quando riguarda l'integrazione. Per quale motivo? Ci sono dei pezzi che si fanno, ma degli altri pezzi che non si fanno. Di quanto? Cioè non si calcola specialmente. Adesso devo fare stavo cercando, voglio vedere se riesco a aggiustarlo in maniera tale che si possa fare facilmente. Posso fare per parti, no? Però se faccio per parti devo integrare questo. Anche se lasciamo stare che l'integrale possa venire lungo, ma diciamo 1 fratto x cubo più 1 farà a fratto x più 1 più b fratto x quadro meno x più bx più c. Ma il problema è che se vado a integrare questa parte qui, se vado a integrare, qua innanzitutto mi viene un logaritmo, qua mi vengono del, diciamo, verranno dei pezzi con altri logaritmi corpo tangente. Quindi è vero che derivando questo sparisce il logaritmo, però è vero che ne compaiono altri alla fine. E non c'è soluzione, perché se integro una cosa più semplice, comunque qua rimane una funzione della x, se integro un pezzo che non è quello. Eh? Che venga finito, sì, assolutamente sì, lo possiamo provare questo che viene finito, perché come si comporta la funzione vicino, allora, questa funzione fuori di 1 è una funzione continua, in 1, vicino a 1 tende a meno infinito, tuttavia f di x si comporta come logaritmo di 1 meno x fratto 2 vicino a 1, e vicino a 1 questo va a 1, se faccio questa fratto f di x, diciamo per x che tende a 1 da sinistra, il rapporto di queste due funzioni tende a 1. Allora questa funzione qui, se devo fare l'integrale tra 0 e 1, ma tra una costante, diciamo, tra 1 meno epsilon ed 1, lì quello è il problema di questo. Questo è un integrale che viene finito. La funzione è negativa, però l'integrale non diverge, questo integrale si fa su e viene finito. Ok? Quindi non c'è niente da fare, questo integrale qua esplicitamente non si risolve. Esplicitamente non si risolve, però uno potrebbe anche cercare di capire cosa fare, perché questa funzione qui, allora uno può dire questo integrale, questo pezzo qua è compreso, è sicuramente minore di 0 perché la funzione è negativa, ed è sicuramente maggiore del integrale tra 0 e 1 del logaritmo di 1 meno x. Questo perché se ci metto 1 al denominatore, se ci metto 1 al denominatore, il denominatore diminuisce, la frazione aumenta
col, siccome diciamo, aumenta in valore assoluto, ma siccome è negativa è minore. Chiaro? Questo integrale qua si può fare, questo è 1 meno x, diciamo x meno 1 logaritmo di 1 meno x allora tra 0 e 1 meno integrale tra 0 e 1 di x meno 1, la derivata di logaritmo di 1 meno x fa x meno 1 di x, quindi qua mi viene 1 uguale, allora in 1 questo fa una cosa che va a 0 per una cosa che va infinito, però questo è un limite notevole che va a 0, invece in 0 mi viene meno 1 logaritmo di 1 che pure va a 0, quindi mi viene meno 1. Quindi il primo integrale possiamo dire che è compreso tra 0 e meno 1. Volendo possiamo anche scrivere qua se ci metto mezzi, stavolta 2 è più grande del denominatore, quindi è chiaro che la maggiorazione vale al contrario, quindi quell'integrale valeva meno 1, questo integrale viene meno 1/2 e ha una maggiorazione più precisa, quindi l'integrale, il primo pezzo di integrale è compreso tra meno 1/2 e meno 1, va bene? Adesso dobbiamo fare l'altro integrale. Dobbiamo fare l'integrale tra 1 e più infinito, stavolta devo fare logaritmo di x meno 1 fratto x cubo. Cominciamo a farlo tra 1 e 2, non tanto perché cominciamo a farlo tra 1 e 2. Questo perché? Perché ci conviene farlo per le maggiorazioni. Allora, se lo faccio tra 1 e 2, anche qui posso, questa funzione è negativa al numeratore, quindi posso maggiorare e minorare. Se ci metto 1, chiaramente questo aumento in valore assoluto però più negativo, quindi qua logaritmo di x meno 1 tra 1 e 2 che è lo stesso integrale di prima sostanzialmente, perché viene logaritmo di t per t compreso da 0 e 1, con questo integrale fa meno 1, e qua invece per maggiorare dall'alto, vabbè, facciamo una maggiorazione molto semplice, mettiamoci mettiamoci 9, che quando x vale 2 questo vale 9, quindi viene la stessa cosa però diviso per 9 viene meno 1, quindi otteniamo un secondo pezzo che è sempre negativo però compreso tra meno 1 nono e meno 1. Infine dobbiamo fare l'integrale da 2 a infinito del logaritmo di x meno 1 fratto x cubo più 1 di x. Allora vediamo un po' se io ci metto qua. No, le maggiorazioni ci sono, per esempio ci posso mettere sicuramente x, allora se voi prendete la funzione logaritmo di 1 più t, voi sapete che il logaritmo di 1 più t è sempre minore o uguale di t,
per ogni i. Quindi qua ci posso mettere x meno 2. Quello è 1 più x meno 2. Qua ci posso mettere x. Questa è la funzione logaritmo di 1 più t, questa è la funzione t. Ovvero sempre che questa sta tutta questa. Qua c'è l'origine. E poi si tratta di fare questo integrale. Quindi questo integrale viene finito, però non viene. Maggioriamo la sua volta. Questo è sicuramente maggiore. Questo qua intanto è uguale all'integrale da 0 a più infinito, chiamo x meno 2, lo chiamo x meno 2, lo chiamo t, quindi sopra mi viene t, quindi x uguale t più 2, qua mi viene t più 2 al cubo più 1 in dt. Allora, qua quanto mi viene? Vediamo un po'. Allora io da un lato t fratto t cubo più 6t quadro più 12t più 9. Allora io posso, per esempio, trascurare questi due e posso dire che questo è minore di 1 fratto t quadro più 12. Trascuro questi, no? Siamo sui positivi. Se trascuro questi, questo denominatore diminuisce e la frazione aumenta. Quindi, se devo fare l'integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto t quadro più 12 dt, allora scrivo t uguale radice di 12 per s, questo mi diventa integrale tra 0 a più infinito, perché se t vale 0 s vale 0, se t va infinito s va infinito, di 1 fratto 12 per s quadro più 1 per dt, che è radice di 12, diciamo 1 su radice di 12 lo porto fuori, radice 12 è 2 radica 3, poi l'integrale di s quadro più 1 è l'arco tangente di s, che tra 0 e più infinito fa pi greco mezzo, quindi questo fa pi greco fratto 4 radica 3. Quindi io posso dire che questo integrale è minore di pi greco fratto 4. Mo quanto vale questa roba qui? Se lo fate con la calcolatrice, 4 radica 3 sarà intorno a 7, quindi un po' meno di un mezzo. Se vi ricordate, i due integrali, il primo integrale veniva più negativo di meno un mezzo, che sommato a quello già viene negativo, poi l'altro c'è un altro pezzo ancora negativo. Una cosa che posso dire è che l'integrale viene negativo. Diviene negativo e in totale, questo era maggiore di meno 1, quell'altro è maggiore di meno 1, quello là comunque è un pezzo positivo, quindi viene un numero negativo però maggiore di meno 1,5, più o meno. Sicuramente maggiore di meno 2. Quindi, vabbè. Non è, diciamo, lasciamo, non è che posso fare il conto in maniera corretta, però diciamo, se uno mi fa un po' di maggiorazioni provandomi che l'integrale viene finito, mi riesce addirittura a determinare il segno dell'integrale, vale. In questo caso, essendo capitato un testo, io d'altro canto nel testo è, attenzione, che diciamo non è un errore questo nel senso della traccia, perché almeno formalmente, perché io metto sempre studiare il seguente integrale, non dico mai calcolare l'integrale,
può capitare. Quindi è una notizia. Ma lei ha detto calcolare l'integrale, questo non si può calcolare. Si potrebbe approssimare numericamente, ma insomma, effettivamente la frase calcolare, diciamo là, può essere impegnativa. Invece, se io dico studiare il seguente integrale, ok, e quindi, diciamo, se capita una cosa del genere, dovrebbe essere, diciamo, ricordatevi che ogni problema è sempre un'opportunità, quindi dovrebbe essere un bonus, in quanto uno, diciamo, magari non riuscirete a fare queste, alcune di queste maggiorazioni, probabilmente per voi sono difficili, però già facendo poche maggiorazioni, poche cose, magari si riuscirà a portare a casa una parte di esercizio considerevole. Però poi è chiaro che se uno là si spera, non sa fa niente, diciamo, non è che poi posso pretendere grandi. Poi io comincerò a dire, ah, ma io scritto, studiato, non scritto qua. Ok, allora facciamo un altro esercizio, cercando di farne uno non troppo complicato, e poi facciamo una piccola pausa. Vabbè. Facciamo diciamo la successione, anche se sono esercizi semplici, non ce ne sono rimasti. Quindi A con N è uguale a coseno di N quadro pi greco più 2 fratto N più 1 per N cubo greco fratto n più greco. Studiare il comportamento della seguente successione. Bisogna calcolare quel così. Questo è ovvio che va infinito. Però bisogna capire se quello va a zero o no. Allora, cominciamo a fare n quadro pi greco più 2 è n quadro pi greco che moltiplica 1 più 2 su n quadro pi greco fratto n che moltiplica 1 più 1 su n. Quindi qua mi viene n pi greco, sto sviluppando solo l'argomento, non l'ho ricopiato, n pi greco per qua adotto la regola di prudenza, quindi comincio a sviluppo fino al secondo ordine. 1 meno 1 su n più 1 su n quadro più piccolo più 1 su n quadro uguale n pi greco moltiplica 1 meno 1 su n più 1 su n quadro che moltiplica 1 più 2 su pi greco più, più di n di n. Lo vedete? 1 meno 1 su n, poi 1 su n quadro ce ne sono due, questo e questo. Adesso moltiplicando tutto per n pi greco mi viene n meno 1 per pi greco, n pi greco meno pi greco, quindi n meno 1 per pi greco più pi greco su n per 1 più 2 su pi greco più o piccolo. Quindi coseno di questa roba qui, quindi coseno di n meno 1 per pi greco più pi greco su n per questa cosa per 1 più 2 su pi greco più o piccolo di 1 su n uguale a meno 1 elevato alla n meno 1 per coseno di pi greco su n più diciamo, pi greco su n per 1 più 2 su pi greco lo picco meno su n. Ora questa quantità qui senza il segno alterno tende a 1 perché l'argomento stavolta tende a 0, se l'argomento tende a 0 il coseno tende a 1 e poi c'è un segno alterno, quindi andando a sostituire questa si comporta come meno 1 alla n meno 1
per B con N, dove B con N tende a più infinito, perché B con N sarebbe il prodotto di una roba che tende a 1 per una roba che tende a più infinito. 1 per più infinito non è indeterminato, ma tende a più infinito. Quindi adesso se N, quindi questa qui non ha limite, cosa fa per N che tende a infinito? Sì, però se N è della forma 2K, cioè sui pari, abbiamo una successione estratta dove questo segno vale sempre meno, e quello va più infinito e quindi va meno infinito. Se N è della forma 2K più 1, cioè dispari, allora tende a più infinito. Quindi è vero che oscilla, ma ci sono due successioni estratte, quella per i pari e per i dispari, cioè una tende a meno infinito e l'altra tende a più infinito. Quindi questo è il comportamento della successione.